Buongiorno a tutti. Questo è un video un po' diverso da quelli che faccio normalmente perché non è tanto un'analisi di una macchina fotografica o di un prodotto, bensì un'analisi filosofica e forse anche un po' un tentativo di giustificare perché gente, io e altri, comprano e investono un sacco di soldi in una macchina fotografica come la Leica. Questa è la nuova MP. Le ragioni sono forse un po' difficili da spiegare e sono più basate su una questione di moda, ma non moda nel senso di quello che va di moda in un certo momento, bensì una certa emozione che può dare l'uso di una macchina come questa rispetto a una macchina che tecnicamente è superiore, come per esempio questa Sony A7R. Da un punto di vista puramente tecnico, questa macchina è ampiamente superiore alla Leica. Ciò nonostante, già tenerla in mano benché questa sia un'ottima macchina fotografica, la Leica suscita un altro tipo di emozione. L'emozione di un oggetto creato da gente, da persone, con passione. Sembra una cosa ingenua magari dirlo oggigiorno, anche perché anche la Leica è un'azienda che vuole guadagnare soldi, ottimizza, eccetera. Ciò nonostante, ritengo che sia una verità quella. Se uno vuole un risultato finale e importa solo il risultato finale, il miglior possibile risultato finale, probabilmente si troverà meglio con una macchina come la Sony, perché è assolutamente all'altezza dei tempi, dispone di funzioni molto moderne, molto efficienti ed efficaci per portare un risultato finale che è pressoché perfetto, o diciamo la perfezione di quello che si può raggiungere in questo momento. La Leica da molti punti di vista può avere difetti. Già il fatto della mancanza, per esempio, di un sistema autofocus. Oggigiorno non dovrebbe più esserci una ragione, a parte appunto il difetto nel concetto di macchina, essendo, come è costruita, non può disporre di un autofocus. Quindi, bisogna accontentarsi. Allo stesso tempo, però, bisogna dire una cosa: se si tiene in mano un oggetto come questo, è più un oggetto di una macchina fotografica. È un oggetto che rappresenta, per esempio, una famiglia, un'eredità. Questa è una M3 di decine di anni fa. Quando è uscita questa è una macchina all'altezza tecnologica del momento. Questa indubbiamente non l'hai più oggigiorno. Ciò nonostante ci si trova con in mano due oggetti molto simili, che suscitano emozioni molto simili. Quindi, in pratica, questa è un'interpretazione moderna di questo oggetto, di questa famiglia. Quindi io posso dire che forse il professionista non userà una Leica perché si troverà meglio, con una macchina più moderna, di concezione più moderna. Allo stesso tempo, se uno non è professionista e se l'ambizione non è quella di avere in modo affidabile sempre il risultato perfetto nel modo più semplice e più efficiente, la Leica è sicuramente una cosa che risveglia emozioni. È come, ad esempio, prendiamo un esempio magari più vicino a molta gente. Due orologi, questo viene da un distributore di benzina, non è costato niente al quarzo, e questo è un orologio svizzero di qualità, di prestigio, ecco, diciamo. Da un punto di vista puramente tecnico, il risultato che dà questo orologio da distributore di benzina è superiore a questo. Questo va avanti per 2 o 3 anni con una batteria. Questo ogni 2 giorni si ferma se non si usa. Questo perde magari un secondo ogni 2 o 3 mesi. Questo magari perde un secondo al giorno o 2 secondi al giorno. Quindi, da un punto di vista puramente tecnico, questo sarebbe da considerare l'orologio migliore. Ciò nonostante, questo orologio è l'orologio migliore perché rappresenta
una storia, una tradizione, una qualità nel tempo che questo sicuramente non ha. D'altro canto, questo un giorno lo si butta via e basta. E questo invece è anche l'oggetto che si fa riparare, che si fa fare manutenzione, eccetera, eccetera. E lo stesso vale per la macchina fotografica. Questa è una macchina fotografica ampiamente non perfetta, che per oggigiorno porta risultati più che sufficienti, anzi ampiamente superiori a quello che nel settore amatoriale è necessario. Quindi ci permette di fare tutto quello che vogliamo fare, però ce lo permette o ci obbliga a farlo in un modo più tradizionale. È un po' la considerazione che si può applicare sull'auto d'epoca. L'auto d'epoca, da un punto di vista razionale, non ha giustificazione. È poco ecologica, è poco comoda, è poco confortevole, poco sicura, poco razionale. Ciò nonostante, emana un certo fascino che ci attira, e lo stesso vale per questa qui, perché questa è una macchina che in pratica riprende una tradizione forte, innovativa a suo tempo. Non è più una macchina innovativa, anzi è il contrario, però quando la usiamo ci porta a sentire questa emozione che in tanti altri casi è andata perduta oggigiorno. Quindi quello forse è anche una considerazione da fare. Nella nostra vita quotidiana cerchiamo di ottimizzare al più possibile processi, la vita. Usiamo mezzi tecnici che ci facilitano la vita. Nei momenti invece di relax, quindi anche la fotografia non professionale, è assolutamente piacevole invece eliminare questa ottimizzazione, portata magari al parossismo oggigiorno, e concentrarsi su quello che si fa, e con questo, e questo si raggiunge anche con un mezzo come la Leica. Ovviamente c'è la questione del costo, resta la decisione è di chi acquista la macchina o sceglie la macchina. Se però uno vuole, sicuramente ha la possibilità di provare certe emozioni che altrimenti oggigiorno sono andate perdute fotografando con una macchina come la Leica. Da un punto di vista professionale non c'è giustificazione. Ciò nonostante, io dal mio punto di vista la consiglio perché porta risultati assolutamente buonissimi, mantenendo però questa emozione che altrimenti è andata perduta. Non è che nella nostra attività non professionale abbiamo bisogno di questa ottimizzazione fino all'ultimo. Io lo consiglio, e anche chi non volesse partire da una macchina digitale che costa decisamente moltissimo, anche l'acquisto per esempio di una vecchia Leica, un'ottica semplice, quindi una spesa che si può fare, è sicuramente una cosa che può essere interessante per chi vuole entrare in questo settore. Quindi vi ringrazio e vi auguro una buona giornata e spero di rivedervi presto. Arrivederci.